Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di Oggi vi volevo parlare di due balsami struccanti e metterli un po' a confronto. Innanzitutto perché sono due balsami e poi perché sono due prodotti che sto utilizzando, quindi credo di riuscire a darvi il mio parere. Sto parlando di Elemis e di Clinique. Elemis è un brand britannico, invece Clinique è un brand statunitense che nasce da Estée Lauder. Sicuramente mi avrete sentito decantare tantissime volte le lodi di questo prodotto perché sono all'incirca 2 anni che lo utilizzo e devo dire che mi ci sono sempre trovata bene. Tante ragazze mi avevano detto di non trovarcisi bene, però io devo dire la verità, non ho mai riscontrato nessun problema con questo prodotto. Tante persone utilizzano come alternativa l'olio di cocco, vi dico la verità, l'ho utilizzato qualche volta anch'io. È buono, riesce a disciogliere comunque il trucco, ma non è la stessa cosa. Innanzitutto non è raffinato come prodotto, invece questo è raffinato. Quello è sicuramente più economico perché lo acquistiamo a circa 4-5 euro, però la cosa principale che non mi piace dell'olio di cocco è che subisce tantissime variazioni di temperatura e quindi questa è la cosa che non mi fa impazzire, infatti in estate si discioglie completamente, invece questo no. Vi faccio vedere anche la consistenza. Quando lo andate a prelevare, andatelo comunque a prelevare con una spatolina, un cucchiaino, quello che preferite. Non andate a prelevarlo con le mani perché comunque rischiate di andare ad infettare il prodotto. Quando mi devo struccare, io ne vado ad utilizzare un po' più di questo. Lo metto al centro delle mani, vado a disciogliere il prodotto e lo vado a massaggiare sul viso. Vi faccio vedere come diventa. Massaggiandolo diventa veramente un olio, cioè un vero e proprio olio, quindi va a disciogliere il tutto, anche il trucco più persistente, quindi il waterproof, però dopo vi lascia la pelle molto molto morbida. Questo perché? Perché contiene il tocoferolo, che è un multivitaminico che va a nutrire la pelle ed è anche un antiossidante. Ovviamente, essendo un olio, è refrattario all'acqua e voi direte: cosa c'è di nuovo? Non c'è niente di nuovo in questo, tutti gli oli sono refrattari. Effettivamente, anche se prendiamo un bifasico, devo andarlo ad agitare per fare in modo che comunque l'olio e l'acqua si leghino. Ma questo processo dura pochi secondi perché poi vanno a distaccarsi di nuovo. Quindi, come questo, anche questo prodotto è la stessa cosa. Infatti, quando noi lo andiamo a risciacquare per eliminarne ogni traccia, abbiamo bisogno di aiutarci con un pannetto di microfibra. Altrimenti, sciacquando solo con dell'acqua, anche se dell'acqua calda, andremo a creare solo delle goccioline e non porteremo via per bene il prodotto. Invece, quello di Elemis, che cosa di diverso da questo prodotto? Quello di Elemis è un balsamo però idrofilo. Ciò cosa significa? Che è capace di legarsi all'acqua. Ve lo vado ad aprire così vi faccio vedere anche la consistenza di questo, che potete notare già da adesso che è leggermente diversa. Questo è molto più burroso. Vado a prelevare anche questo con una spatolina. Eccolo qui, sembra proprio un burro. Ovviamente anche questo è composto da cere ed oli, che comunque vanno a nutrire la pelle, ma è composto da tantissimi altri ingredienti che vi assicuro che sono una cosa pazzesca. Tanto per citarvene qualcuno, tipo troviamo il burro di karité, l'olio di jojoba, germe di grano, avena, acido ialuronico. Chi più ne ha più ne metta. Ovviamente l'ingrediente principale è l'alga padina pavonica, di cui vi parlerò tra poco. Adesso vi faccio vedere appunto la consistenza. E come vi dicevo, a differenza di quello, comunque questo è un balsamo idrofilo. Allora, massaggiato così è sempre un olio, come potete vedere. Però poi ha un profumo buonissimo perché contiene estratto di rosa, quindi si sente tantissimo tantissimo la rosa. Adesso vi faccio vedere quando vado ad applicare dell'acqua.
Forse avrei dovuto farvelo vedere anche con l'altro, però credetemi sulla parola che non va a legarsi. Questo adesso invece diventa proprio un detergente. Vedete? Diventa proprio un detergente e quindi voi in questo caso potete andare ad utilizzare anche un device in combi, cioè potete andare ad utilizzare il vostro foreo per dirvi e quindi andare a pulire per bene il viso, ancora più di quando lo pulite soltanto con le mani. Utilizzando quello di Clinique, invece, diciamo che lo dovete fare come secondo step, quindi andate ad utilizzare prima il balsamo struccante e poi successivamente con un gel o con un prodotto schiumogeno andate ad utilizzare il vostro device. Questo invece lo potete utilizzare in combi. Poi abbiamo una cosa in più, che contenendo tantissimi ingredienti, questo possiamo utilizzarlo proprio come trattamento. Infatti, possiamo utilizzarlo anche, diciamo, come una sorta di maschera. Lo andiamo ad applicare, lo teniamo su 10 minuti e poi andiamo a risciacquare il tutto per sentire la pelle veramente molto molto nutrita. Allora, come tutti i prodotti Elemis che fanno parte della linea Pro Collagene, contiene l'alga padina pavonica, come vi dicevo prima, che è chiamata così perché ha una coda a forma di pavone. Però la cosa principale non è questa, ma principalmente è il fatto che riesce comunque ad accrescere la formazione di collagene naturalmente e quindi per questo c'è la dicitura Pro Collagene Marino, non perché lo contenga, ma perché ha la capacità di andarlo a formare e quindi è una cosa veramente molto importante, soprattutto ad una certa età. Quindi diciamo che questo è assolutamente più curativo. Invece questo è un balsamo più per struccaggio. La differenza è anche nel prezzo in realtà, perché questo costa sui 52 euro, questo invece sui 28, quindi diciamo che costa all'incirca la metà. Il quantitativo di questo è di 105 grammi, invece questo è di 125 grammi, quindi contiene 20 grammi in più. Però la durata sono sempre 6 mesi, infatti dopo l'apertura ci sono 6 mesi. Quindi diciamo che dovrebbe essere consumato nello stesso arco di tempo, anche se passa un po' di più. A me non è successo niente perché io vi dico la verità, sono 2 anni che lo utilizzo, però è la seconda volta che lo ricompro, quindi mi è durato anche di più della data, diciamo, di scadenza. Quindi poi ve ne rendete conto stesso voi, soprattutto se sono degli oli, perché quando li andate ad odorare fanno un odore veramente sgradevolissimo, quindi in quel caso andateli a buttare. E quindi, come vi dicevo, diciamo che un po' il prezzo è caruccio, però lo troviamo nella scatola e in combi troviamo anche il pannetto di microfibra, che in realtà io non ho ancora utilizzato perché comunque ne ho altri, quindi posso andare ad utilizzare benissimo quelli. E poi in realtà con questo prodotto non ne sento neanche tantissimo la necessità, vi ripeto, perché comunque viene via facilmente. A differenza di questo che diciamo siete un po' costretti ad utilizzare il pannetto di microfibra per poter portare via per bene tutti i residui. Quindi queste sono le differenze che ho notato tra i due. Ovviamente questo, vi ripeto, è un balsamo struccante, questo invece è un vero e proprio trattamento cosmetico. In difesa del prezzo c'è da dire che tutti i balsami idrofili, comunque quindi che hanno questa capacità di legarsi all'acqua, hanno un prezzo elevato e quindi si può dire anzi che questo è uno dei più economici. Poi considerate comunque che un 105 grammi che vi va a durare tantissimo per struccarvi, in più in dotazione vi viene dato anche il pannetto in microfibra, che solo se vogliamo acquistare questo spendiamo altre 7-8 euro. In più potete applicare anche il 25% di sconto con il mio codice Laura Lupo e quindi avere il prezzo ancora più ridotto. Il 25% lo potete adoperare anche se siete interessati all'acquisto di questo. Quindi diciamo che ci sono pro e contro, questo sicuramente ha più pro che contro.
E dovete un po' valutare voi. Io vi ho detto come la penso, vi ho fatto capire il prodotto che in questo momento è il mio prodotto preferito, il mio struccante preferito. Poi ovviamente sta a voi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io come sempre, anche in questo caso, spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Io vi mando un bacio. Ciao!